Ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Dobbiamo andare a giocare il capitolo 11 che si intitola Vivo. Anche il grande inquisitore Vitalis vuole per sé il Sanguinis Itinera, ma Amicia riesce a sottrarglielo da sotto il naso grazie all'aiuto di Rodrick, un giovane fabbro che va liberato delle grinfie dell'inquisizione. Non ritorna insieme a Chateau d'Envoage con il libro Le Visir per Hugo e ormai vicino. Infatti ragazzi, la volta scorsa abbiamo conosciuto il grande inquisitore e voleva questo libro appunto perché lui dice salverò il mondo, insomma bla bla bla, ma che vuoi salva. Siamo alla fine riusciti appunto a prendere questo benedettissimo libro. Dovremo vedere insomma se adesso Lucas sarà in grado di utilizzarlo per curare il nostro fratellino. Look, it's her. Oh, Rodrick, che gentile, ci ha accompagnati fino a qua. Amore! Ciao! So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Rodrick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Oh. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Bene, ok. Sono davvero curiosa di vedere cosa succederà adesso, ragazzi, perché appunto... Ah, caspita, c'è un salto temporale di 3 settimane. Mizzica, mizzica, mizzica. Dicembre 1348, ragazzi. Batti nevica, fa freddo. Porca miseriaccia. No, no, no! Bloody hell! That's no good. Hey, are you alright? Rodrick è ancora It's qui nothing. Con noi. Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Beh, certo. Well, Hugo is asleep. Aprila, Let's allora. Go take a look. This, at least, I know how to do. Con le maniere There forti. You go. Well, that was efficient. Beh, and almost painless. Sicuro. Come on, let's Dove go. Ci porterà mai Whoa. Questo corridoio, ragazzi? Can you feel that? Che cosa? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, There's something in the air. Yes, cioè, tipo... No, the stone. Tipo puzza. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. E allora? That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Ok, va bene. Quindi per adesso lasciamo perdere. Ma io sono curiosa. Voglio sapere dove va là sotto. Let's see where this... Leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Oh. Bene, siamo riusciti qua e allora. Oh, hey, I almost forgot. I found something while I was doing some clearing earlier. Cioè? Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. Ah, vabbè, seguiamolo allora. Ok, c'è stato sto salto temporale, ragazzi, ci hanno. It's. Strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oddio. No. I'm coming! Need me? I'll call you. Come on! Sì, 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 oh, ve rendete conto che ci avete fatto fa? Un salto temporale di 3 settimane e non sappiamo cosa effettivamente è successo. E adesso... Please. Oddio. It's getting worse and worse. Ah, the macula bene. Is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home.
She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Grandma. Amicia! Lucas! Sì? Oh. I believe your twins are back. Melly! Oddio! You found him! More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well... Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... they threatened her. I heard her name. Beatrice Storrow. Mother is alive. She's alive. No! You managed to get Arthur out. It wasn't simple. Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. He questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Oh no! Hugo! Hugo! Oh, dear. The next threshold. It's coming. We have to go at once. To my home. Now! Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear. This time we will heal you. All right. I'll get the Sanguinis Itinera and some potions, and then we'll leave. Oh. Ok. C'è stato un colpo di scena, ragazzi, e stiamo entrando nel capitolo 12 che si intitola Tutto ciò che rimane. La madre di Amicia e Hugo è viva, quindi questo sicuramente uno non se l'aspetta, perché cioè all'inizio del gioco, ragazzi, ti fanno proprio credere che insomma è stata brutalmente ammazzata, invece no, non è così. È stata purtroppo catturata dall'Inquisizione, vogliono insomma sapere da lei a tutti i costi dove diavolo si trovi Hugo, quindi ragazzi è in pericolo, anche lei è in pericolo comunque di vita, anche se non credo che l'ammazzerebbero, perché appunto è troppo importante per l'Inquisizione attualmente, perlomeno fino a quando trovano Hugo. Quindi è una situazione spinosa. We're here. Amicia, you're going to be alright? Yes. It's just strange to be back. Let's go. No, I never thought I'd come back here. Not so soon. We find the potions and we leave. Okay. You might even get home before sunrise. Fine by me. Speriamo in bene, Lucas. Speriamo in bene. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. If that's true, how come you're so calm? Dobbiamo trovare un altro modo per passare, allora, forse di qua, probabilmente sì. Ho la netta sensazione che incontreremo qualche... Look, the standard of the Inquisition. They still there? Let's be careful. Qualche ragazzino topo, qualche nemico, probabilmente ci creerà qualche problema, perché... The tree trunk! They must have gone that way. Perché don't comunque... Don't fall. No, no, dai Lucas, muoviti però. Muovite! Vabbè, niente, passo prima io. Dicevo, probabilmente comunque terranno questo posto sott'occhio. What is that? Look out, Lucas! What the... Oh, what's Dio. The matter with them? I don't know, but I don't like it. Let's get out of here. Madonna Gesù. Paying attention to us. Meglio, no? Non credi? Direi che è il caso di andarcene. Chissà che Lucas, diavolo. We'll deal with that later. Come on. Ancora. There must be a Ma perché vuoi saperla per forza la ragione, dai? Dicevo, staranno tenendo il castello sott'occhio proprio nel dubbio. Oh. It looks like they don't want us to pass. There were so many of them. When Hugo and I ran away, I remember something attacked the guards. I think it's thanks to the rats that we were able to escape that day. I see. This must be one of the first places they came from. Perché but proprio da qui? Doesn't explain their behavior.
Ma ci sarà una spiegazione prima o poi. Stavo dicendo che probabilmente stanno tenendo sott'occhio questo posto proprio nel dubbio che magari loro tornino lì. Capite? Ecco, oh, sono riuscita a finire il mio ragionamento. Per una volta che voglio finirne uno, certe volte mi perdo, manco finisco le mie frasi. Allora, cari miei topi, siamo riusciti a passare lo stesso. I'll show them. Ah, certo, guarda, Lucas, c'è la tua testa giusto in mezzo, grazie. Arriva, ragazzi! Amicia, cara, non so se si può più considerare tale, effettivamente. Mamma mia, ragazzi. Sono dovuti scappare, abbandonare il loro nido da un giorno all'altro, da un momento all'altro. Lo so, troveremo un modo per entrare, stai tranquilla. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Qua dentro ci sono altri topazzi. Entrare lì dentro direi che sarebbe abbastanza stupido, insomma, e suicida. Per cui, per adesso lasciamo perdere, possiamo... Santissima, oh, le dita dei miei piedi. Allora, dobbiamo accendere questo fuoco, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. E opla, via, cari Branco. Cioè, ve dovete dare una calmata. Ho detto, ho capito che è tempo di magra, che fa freddo, tutto il cavolo che vi pare. Però, le dita dei miei piedi. Ok, non so dove sta guardando, ma fa niente. Ah, la porta intendeva bussare il cancello. C'è una trenata sull'altra parte. Wait, lantern. Must have used it to get the troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Ok, perfetto. Allora ci sarà Lucas, ragazzi, che mi coprirà le chiappe. Grazie, Lucas, mi raccomando. You can move. Certo. Vada. Franco, indietreggiate. Ho capito, ma se vedi... Vai. Oh, oddio. Va un certo... una certa paura. No, sta tranquillo. Ti aiuto io. Ah, di qua, ok. Via, scia. Oh, perfetto. Ti apro subito, stai tranquillo. Oddio, passo in mezzo a tutti sti ratti. Non è così piacevole, effettivamente. Rompiamo questo. Ecco qua. Oh, andiamo. Oddio, allora. Lucas, we're not alone. Sì. Oh. Aspetta, ci penso io. Via, bestiacce, via. Oh, allora. Quelli là sotto si sono dissolti. Someone, help me. The rats. Oh. You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Ok, immagino che si può scegliere anche di ammazzarlo tirandogli una pietra in testa, però... Se Elisa si è espressa in questo modo, direi di no. Ok, aspettate, come ci dovrei passare qua? Beh, e se corressi fino a quella luce... No. Mi sa che non è l'opzione corretta, direi. Yeah! Aspettate un secondo. Here you go. He's all yours. Oh, Gesù. Ok. Bene, grazie, ragazzi. Missia. Che vuoi da me? Ah! Ma scusa! Ma che cazzo? Oh! Corri! Are you still there? Hey, answer me! Bastards! What have you Noi done? Noi che abbiamo fatto? Justice for my family. You'll pay for this. Ah, sì? I've already paid because of you. But I refuse to lose anyone else, you hear me? Certo, adesso ci accendiamo questa bella torcia. Tac, stai zitto, zio. Ok, prendetelo! Ah, prendetelo pure noi però! Che cazzo!
Oggi non ci siamo proprio, ragazzi. Non ci siamo proprio. Ok, ragazzi, se ci mettiamo di qua prima di estinguere quella torcia, vediamo un po' che succede. Tieni questo. Andate, ragazzi. Ok, adesso sì. It's safer this way. Oh, allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo qui, eh. Posso migliorare la sacca delle mie munizioni, madonna mia. Ah, mi prenderà tutto l'alcol, tutta la pelle. Madonna, vabbè, dai. Visto che ci siamo, che dobbiamo fare? Ecco, this should make things a little easier. Speriamo di sì, speriamo di sì. Qua dentro pure ci dovrebbe essere qualcosa. E che cosa? Ok, pelle, alcol e niente più. Benissimo. Direi che possiamo finalmente attraversare questa porta. Lucas, behind this door. I understand. I'm with you. Let's Madonna go. Santa. Madonna my santa. God. Is this real? My home. Is that a body over there? No. No, please. Amicia, we can stop. Find another way. No, I have to see. Oddio. Immaginate, ragazzi, che trauma tornare nella casa in cui hai sempre vissuto e vederla ridotta così. Is he your father? Vabbè, no! No! What are they doing? Get back! Che cazzo? Oh no, the hell is back! Lucas! I have no idea. Push them back! Leave the girl! Who right? Oddio Gesù! Oh, ma che sta a succedere? Gesù! What the hell? Ma che cazzo succede? Contro uno sciame di ratti per distruggerlo. Tre, no! Oddio! Ok ragazzi, questa cosa è assolutamente raccapricciante, va bene? È assolutamente... È assolutamente raccapricciante, lo ripeterò, raccapricciante. Ehi. Vabbè, ma sti topi sono tipo i Digimon, tipo... Tipo i Pokémon. Cioè, non lo so. Si mega digievolvono. Is it over? Yes, yeah. I think so. You saved our lives. We'll celebrate later. We need to get to the chamber. It's that window up there. You should take the torch. Ok. Grazie, la prenderò volentieri. Don't worry. I'll lead the way. Thank you. Benissimo. È tremendo tutto questo, ragazzi. Father! His body. They took it from me. I should have buried him. I should have. I'm sorry. I'm so sorry, Amicia. Please let him rest in peace. Una parola. Oddio. Stirati. Oh, oddio, Gesù. Vabbè. Amicia, that body with no armor. It's one of our servants. But his body. Yes. The guards were eaten alive. He wasn't. Why? There must be a reason. If only I knew. A great break. Its aftershocks continue to ripple through time. Sì, ma che significa? Cioè, sto corpo non è stato toccato, ragazzi, e non viene toccato. Perché? Cioè, sì, qui sì che il motivo lo vorrei davvero sapere, effettivamente. Perché tutto il resto è stato divorato. Perché quel corpo no?
Spero che ci sarà data una spiegazione poi. Vediamo se qua c'è qualcos'altro, ragazzi, da poter prendere. Questo non possiamo prenderlo. Qua dentro niente. Ok, andiamo, va. Cioè, sto posto è diventato infernale. Tipo, sembra un altro infernale, davvero. Madonna santa, quanti corpi ci stanno qua in mezzo. Tu, yes. They're avoiding them. Vedete, perché? What is going on here? Lo vorremmo sapere tutti, suppongo, no? Perché sti corpi no, non vengono divorati? Perché? Cioè, o puzzano troppo di sudore di lercio, non lo so. Però a quell'epoca tutti puzzavano di sudore di lercio, ragazzi. Cioè, guardie, tutto il resto appresso, servi, nobili. Come, I'll get you. Yes, of course. Cioè, all'epoca pochi si lavavano, quindi... Va bene. Ok, andiamo di qua allora. Wow, look out! They're all converging here. Oh, va bene, qua non c'è niente, proprio niente di niente di niente. Ok, sono, ragazzi, temono anche la luce della luna, per fortuna, qualsiasi fonte di luce la temono. Allora, ci serve ancora Ignifer, per fortuna, ragazzi, non richiede troppe risorse, però qua non mi dà la possibilità di utilizzare la fionda, perché... Perché? The potions for Hugo must be in there. Ci siamo. Ah, ok, ci siamo già, perfetto. Lucas, those pots? Simple infusions. Not strong enough. There must be others. Vediamo un po', vediamo subito. Di sicuro ci sarà qualcosa. Ci deve essere qualcosa di utile. Qua c'è una boccetta d'alcol prima di tutto. La prenderò subito. Vediamo di qua. So. Madonna santa. Yes, it's Hugo's room. Let's go. Ok, apriamo qua. Oh, qua è rimasto tutto intatto, ragazzi, attenzione. Sta camera non è stata invasa. Everything's like it was before. No, that's not it. Neither's this. No. Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No, it's not here. Still no luck. No, these are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else, another place, another room. Not that I know. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also. She told me nothing. I never but saw her. But that's it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins? Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden! Let's go! Ok. No, not that way. Il punto è che... questa stanza, ragazzi, ripeto, non è stata toccata. Perché? Perché mai? Have they gone? Il dubbio sorge spontaneo. No, they're regrouping. You mean? Oh no! Oddio, ma perché mi fa questa cosa? Fa paura! Andiamo, non perdiamo troppo tempo! Via! Ok! Grazie Lucas, meno male che ci sei tu! Prendiamolo e possiamo prendere! Oddio, che incubo! Che incubo, ma pure questo ci mancava. I mulinelli di Franco. Vabbè. Get a move on. They might come back. Sì. I'm here with you, but we have to keep moving. Sì. Non possiamo stare qui tanto a cincischiare, effettivamente. Andiamo di qua. Vediamo di trovare queste rovine. It's even worse than I thought. Everything is dead. Where are the baths? Over there, at the other end. Yeah, Madonna. We have to get through that. But how? I know. We'll get there. Un modo lo troviamo. Stai tranquillo, Lucas. Tu conta su di me, su quello che devo fare. Oh. Intact. A sink foil, I think. Hugo wouldn't have wanted us to leave it here. Beh no, infatti. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo scendere di qua, suppongo. Suppongo bene, perché è l'unica via.
Quindi, allora ragazzi, come butta? Ve la spassate qui nella mia vecchia casa, voi siete maledetti. Continuiamo a crearci Ingiber. Esatto. Perché non durerà tanto questo, eh? Ok. Come on, go! Oddio Gesù. Oddio Gesù. Oddio Gesù. Che cazzo! Sì, sì. Perfetto, dobbiamo continuare a fare luci, ragazzi, perché sennò stiamo nella cosiddetta merda. Delle torce ogni tanto comunque a salvare il nostro cammino. Forza. Vai, accendiamo qua. Oh merda, già l'ho finito, che cazzo. Forza. Oh, almeno. Perfetto, meno male che hanno sparso un po' di... Lo vedo. Dobbiamo accendere qua. Esatto, aspetta che qui c'era qualcos'altro. Ok. Come fa a spingerlo da solo? Ok, c'è ragione. Sì. Sono pronta, prontissima, vai! E che cavolo stiamo qua a parlare? Oh! Immagino, ma purtroppo non abbiamo altra scelta. Make an effort. Effort. Don't forget I spent my life in a cellar. The ground is vibrating. Yes, they're coming. Listen, if you want to take my sling, tu pensa a fare il tuo, va. Oh Gesù. Madonna. Vabbè. Oh, ecco qua. È un incubo, ragazzi, un incubo vero e proprio. Meno male che ci avevano messo un po' di risorse in giro, ragazzi, perché sennò. Tieni! Oh. Madonna mia, ma quando finisce? Sto fiume di ratti! Mi sta a far tranansia! Eh sì, ma vedi che... Oddio! Sto fiume di ratti è veramente infinito! Ok, poveraccio, continua a dirglielo, non basta lo sforzo che sta a fare! Pronti? Vabbè. That's enough. You will not stop us. Tac. How are you doing? My legs. You're getting close. Keep going. Madonna santa. Everything I can. Poveraccio, ragazzi, cioè poveraccio. Immaginatevi quanto pesa quella palla. We're nearly there, Luca. I think we need you. Devo ancora capire come fanno. Ned. Che? What, Lucas? Attacks. Now is not a good time. It's because we're on the right track. Yes, but we still need to survive until the end. Okay. Che cazzo è successo? No, dai, non mi fa rifare tutto. Che è successo? One eternity later. Ok, ci siamo quasi di nuovo. No, oh. Thank you, Lucas. You see? You're pretty tough. Yes, but I don't think I'll ever walk again. Oh, come on. Su. I don't know what my mother hid under there, but you don't want to miss it, do you? Oh, no. Come on. Let's go. Poveraccio, ragazzi. Poveraccio, davvero. Mamma mia, che fatica. Allora, ecco, Lucas, un altro cadavere. This is it.
This is where I saw my mother die. But Arthur said she is still alive, didn't he? Yes. But this is poor Lambert. He must have taken the hit instead of her. Okay. She is still alive, but they... I know. Think of your brother. We have to carry on. Poverino, ragazzi. Davvero. Sì, ma se devo passare di qua, me devi far passare, Lucas. Ma vabbè, come l'ho detto. Dobbiamo scendere di qua, suppongo, non andare di là. Se era una cosa sotterranea, ci stiamo dirigendo. It takes me back to my childhood. Oh, that's good. Because we're going to need your memories from back then. My mother never wanted me to come down here. She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything. Ok, ragazzi, allora, mi ha appena salvato la partita e non posso continuare, sennò questo episodio veramente diventa troppo lungo. Vorrà dire che riprenderemo da qui la prossima volta alla ricerca del laboratorio della mamma di Emicia. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Io abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!